Buonasera e benvenuti al TG regionale di Toscana TV. Andiamo a vedere quali sono i numeri, i dati dell'assedio del Covid-19 che a dir la verità sta un po' attenuandosi. Vediamo in Toscana abbiamo una casistica che dimostra sostanzialmente un arretramento dei contagi, dei ricoveri, dei decessi. Quindi in Toscana più 30 i contagiati, erano più 38 ieri. In Italia più 1.075, più 1.221. In questi dati che hanno comunque il segno più va tenuto conto ovviamente della campagna di tamponi e di test sierologici che naturalmente vanno a scandagliare più nel profondo dal punto di vista dei contagi la popolazione. Andiamo pure avanti con il successivo cartello, vedete appunto i malati in Toscana meno 89 su ieri, i decessi sono più 8, un numero molto più basso rispetto anche a quello delle scorse giornate, guariti più 111. Questa è la situazione, diciamo, più nel generale, nel particolare delle varie province. Abbiamo più 18 casi positivi a Firenze, mentre per il resto ci sono zero casi a Prato, a Pistoia, a Siena e pochi casi in più nelle altre province della nostra regione. E c'è soprattutto una buona notizia che arriva sul fronte della cura. La cura di coloro che hanno già il virus, che erano arrivati ad essere ospedalizzati, qualcuno in terapia intensiva e comunque a un malato a Pisa è stato, come dire, c'è stato l'uso del plasma di un paziente guarito e quindi anche il paziente che era ancora positivo al Covid-19 è uscito fuori dall'incubo. Vediamo e ascoltiamo. Primi passi all'ospedale di Pisa per la sperimentazione della plasmaterapia sui malati di Covid-19, con due infusioni del sangue ricavato da pazienti guariti che hanno sviluppato gli anticorpi alla malattia. Per ora sono due i pazienti sottoposti a questo trattamento sperimentale, ma uno solo rientra nel protocollo della ricerca, mentre l'altro ne ha beneficiato per uso compassionevole. Poi abbiamo iniziato la nostra sperimentazione. Che prevede l'uso della plasmaterapia, quindi del siero iperimmune di pazienti guariti da Covid-19 che presumibilmente hanno una elevata concentrazione di anticorpi in grado di neutralizzare il virus, il SARS-CoV-2. Questa plasmaterapia è già stata utilizzata da altri, dai colleghi cinesi. E anche in Italia, a Mantova e a Pavia, da diverse settimane i colleghi l'hanno sperimentata, hanno trattato tra i 50 e i 100 casi, e mi pare di capire dalle loro dichiarazioni che quello che hanno visto rappresenti qualcosa di incoraggiante. Questo ci conforta perché vuol dire che le basi della nostra sperimentazione sono solide. Possiamo dire che chi ha avuto il Covid l'ha superato e ha gli anticorpi può donare il plasma. Questo può essere come dire, un buon gesto. Sarebbe un bel gesto, diciamo, no? Si è avuto la sfortuna di ammalarsi, si è avuto la fortuna di guarire, un guarito convalescente, intendo dire chi ha avuto il Covid col tampone positivo. E poi ha avuto, guarendo, due tamponi negativi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro, passati ulteriori 14 giorni, è un potenziale donatore. Se ha tra i 18 e i 60 anni, fino a 65 se è un donatore abituale, e se è in buone condizioni di salute. Quindi l'invito è a tutti i convalescenti di rivolgersi al centro trasfusionale. Bene, ecco una piccola notazione. Con il plasma si curano pazienti che hanno contratto il Covid, quindi è un intervento di cura. Con il vaccino, quando ci sarà, si cercherà di non far prendere il Covid-19 a chi non è ammalato. Non c'è contraddizione fra le due cose, anzi, stanno benissimo insieme. No? Lo dico perché è in corso una diatriba, soprattutto sui social, fra plasmisti e vaccinisti, che non ha nessun senso. Andiamo avanti.
Con la notizia che era inevitabile, la Procura di Arezzo apre un'inchiesta sui morti nelle residenze per anziani a Montevarchi e Bucine. È stata aperta un'inchiesta sulle RSA di Montevarchi e Bucine che complessivamente hanno visto 26 vittime. Le ipotesi di reato vanno dall'omicidio colposo plurimo alle lesioni colpose plurime fino alla violazione della normativa anti-infortunistica per i dipendenti. Il fascicolo resta nelle mani del procuratore facente funzione Luigi Bocciolini, che poi lo passerà probabilmente a un PM del Palazzo di Giustizia di Arezzo. È stato aperto a modello 44, quindi quello dei reati contro ignoti, ma con ipotesi d'accusa, abbiamo detto, precise e non più solo come era all'inizio un'indagine conoscitiva, e riunisce tutti gli esposti che sono stati presentati sulle due strutture. Ricordiamo 15 morti a Montevarchi, almeno alle 14 di oggi, e 11 morti a Bucine. Per gli esposti si tratta dell'esposto del Comitato delle Famiglie della RSA di Bucine, quello del sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai per la casa di riposo montevarchina, e ancora un esposto di famiglie singole, di dipendenti, e ci sono persino degli esposti anonimi. Dunque il Palazzo di Giustizia di Arezzo, la Procura di Arezzo, vuol fare chiaro su quanto accaduto e verificare se ci sono eventuali responsabilità per le morti di anziani che erano risultati tutti positivi al Covid-19. E c'è stata la fase 2, si è tornati al lavoro in modo più intenso. Ebbene, c'è subito un morto sul lavoro, un dramma che è accaduto a Livorno. Un operaio di 29 anni appena è morto in un incidente sul lavoro a Montenero, venendo travolto da un camion mentre era in manovra e stavano facendo dei lavori intorno ai tagli degli alberi. E ovviamente per l'operaio soccorso dai volontari della Misericordia non c'è stato niente da fare, è praticamente morto sul colpo, mentre c'è anche un altro operaio caduto dal tetto di un'azienda a Castel Fiorentino ed è rimasto gravemente ferito, è stato trasportato all'ospedale di Careggi con l'ausilio dell'elisoccorso Pegaso. E un'altra buona notizia, alterniamo sempre in bianco e nero perché purtroppo le giornate hanno questa evoluzione, un po' calde e un po' fredde. Nonna Flora guarisce dal Covid a 94 anni e scrive un biglietto ai sanitari dell'ospedale Santo Stefano di Prato che l'hanno curata. Grazie. Io non ho parole per ringraziargli, il dottore, l'infermiere, sanno proprio... Più dovere è così, non c'è verso. È il ringraziamento commosso che Flora Cecchi di Montemurlo rivolge al personale sanitario del Santo Stefano, dove è stata ricoverata per 40 lunghi giorni e dove è stata salvata dal Covid, prima in terapia intensiva e poi nell'area degenza apposita. Quasi un miracolo per una donna di 94 anni, seppur di spirito, come nonna Flora. Non appena è rientrata a casa pochi giorni fa, ha deciso di prendere carta e penna e scrivere poche righe, ma cariche di affetto e gratitudine, per medici e infermieri. Biglietto che è arrivato alla direzione ospedaliera attraverso il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai. Sono state tutte come se fossi stata io la sua nonna, la sua mamma, non so, si erano affezionate a me. Sono le testimonianze dei pazienti che fanno grande un ospedale. Nonna Flora lo ha paragonato a un giglio che fiorisce un giorno più dell'altro. Un gioiello da rispettarlo, sono tutti... Su tutti gli articoli. Flora Cecchi è un vero personaggio a Montemurlo. Solo 6 anni fa prese parte insieme a un'amica al film di Luca Miniero La scuola più bella del mondo, a fianco di Rocco Papaleo e Cristian De Sica. Carattere forte ma gentile, ha imparato a sorridere alle difficoltà, compresa la guerra. Ora che ha superato anche il coronavirus, può davvero dire di aver visto tutto nella sua vita. Ce l'ho fatta anche a questa, perché la strada della mia vita è stata lunga, lunga. Però ci ho trovato anche tante curve, le ho superate con la mia forza e il mio spirito, sono andata avanti, sono arrivata all'ultima curva, mi credo di lasciarci la vita, proprio di essere a fine, e invece ho superato anche questa. Bene, brava nonna Flora, non c'è metodo più sicuro ed efficace dell'uso dei tamponi per accertare la sussistenza del contagio o meno. A volte però qualcosa non va.
Sono altri due i casi in provincia di Arezzo di positività ad un primo test per verificare la presenza di coronavirus, smentiti poi alla verifica del secondo screening. Dopo i tre casi registrati in Valdarno con la macchina della Menarini, oggi emergono due ulteriori episodi all'ospedale di Arezzo esaminati dal laboratorio di analisi e l'ASL Toscana Sud-Est ha deciso di aprire un'indagine interna sull'accaduto per capire come sia potuto avvenire l'errore. Stavolta si tratta di due pazienti che erano state ricoverate all'ospedale di Arezzo per altre cause e a un primo esame con tecnica di Diazorin sono risultate positive al coronavirus. Al secondo esame, spiega l'ASL, è invece emersa la loro negatività. Le due pazienti restano quindi in ospedale per il trattamento della patologia all'origine del ricovero, ma dovranno comunque rimanere nelle attuali condizioni di stretto isolamento per 14 giorni. Ai loro contatti è già stata concessa l'autorizzazione a lasciare, ovviamente nei limiti delle ordinanze, le loro abitazioni. La direzione sanitaria ha attivato sull'accaduto un'indagine interna. Si temeva molto la situazione dei trasporti dopo l'apertura della fase 2. Ieri abbiamo visto che per i bus anche nel tratto urbano a Firenze non ci sono problemi e anche sui treni la situazione è abbastanza serena. Vediamo. Con l'inizio della fase 2 dell'emergenza sanitaria Covid-19, oltre 27.000 persone hanno viaggiato ieri sui treni regionali della Toscana, circa 360 i treni regionali di Trenitalia in servizio. Il riempimento medio dei convogli è stato di circa il 15% dei posti a sedere disponibili. La nuova offerta, concordata con la Regione, committente del servizio, garantisce il 20% in più dei treni previsti nella fase 1. A registrare il maggior incremento di passeggeri sono stati i treni in fascia pendolare, in particolare sulle direttrici Arezzo, Valdarno, Firenze, Pisa, Empoli, Firenze e Pistoia, Prato, Firenze, dove comunque l'occupazione massima dei posti a sedere disponibili non ha superato il 25%. Sulla flotta di Trenitalia è in corso l'allestimento di marker sui sedili da non occupare, segnaletica sulle porte per la salita e la discesa dei viaggiatori e le indicazioni a terra per l'uscita più vicina alla distanza da tenere con gli altri passeggeri. Disponibili a bordo già dalla fase 1 i dispenser con liquido igienizzante per le mani. Potenziate infine le attività di sanificazione e igienizzazione su tutta la flotta. Per quanto riguarda i treni a media e lunga percorrenza, sono 10 le frecce che interessano la Toscana. Ieri erano 8. Si tratta in particolare di 3 coppie sulla tratta Torino-Milano-Napoli, una coppia fra Venezia e Roma e una coppia tra Bolzano e Roma. Un uomo di 47 anni è stato soccorso dal 118 nei pressi di Piazza della Signoria a Firenze. Si trova adesso in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Careggi dopo essere precipitato da una finestra di Palazzo Vecchio. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale. L'uomo sarebbe un dipendente del settore anagrafe e sarebbe precipitato da una finestra di Palazzo Vecchio che si affaccia su via dei Leoni e che è posta ad un'altezza di circa 10 metri. L'uomo ha riportato varie fratture durante il soccorso, è rimasto cosciente. E veniamo agli stabilimenti balneari che attendono gli operatori economici che gestiscono gli stabilimenti balneari, ma anche la popolazione che al mare prima o poi vorrebbe andare, attendono di sapere che cosa dovranno fare i gestori degli stabilimenti e anche noi. All'indomani dell'avvio della fase 2 abbiamo compiuto un sommario bilancio delle attività che sono rimaste sempre aperte, come le tabaccherie, e che ancora non lo sono al pubblico, come gli stabilimenti balneari. Adesso con le restrizioni che ci sono anche per quanto riguarda la gestione di un'attività come la sua, questo che cosa comporterà secondo lei? Ne esca abbassate? Io ho tanta paura di questo e soprattutto ho tanta paura che sia una cosa a catena, perché comunque io vengo da una tradizione di commercianti dove mio padre mi ha insegnato: se c'è passeggio c'è lavoro per tutti, se non c'è passeggio non c'è lavoro per nessuno, mai a guardare l'orto del vicino, ma comunque a fare squadra. E la mia paura è proprio questa: si comincia a abbassarne una e si va dietro tutti, però si va dietro tutti nel senso che comunque anche chi in questo momento non ha capito l'emergenza economica rischia. Stabilimenti balneari, i gestori sono rientrati nelle loro strutture per sistemarle per la stagione, quali sono le prospettive?
Ma intanto siamo rientrati per dare una bella pulita alla spiaggia e alle strutture. Le prospettive stiamo aspettando di capire quali saranno le restrizioni per quest'estate, ovvero di capire gli ombrelloni o le tende, di capire quali dovranno essere le distanze. L'importante è trovare una distanza giusta che consenta di stare in spiaggia in sicurezza. Addirittura si parlava anche di prenotazioni, prenotare il proprio ombrellone per una certa ora del giorno. Per quello che riguarda prenotazioni andrà tutto come è sempre stato. Tra l'altro vi posso dire che comunque le prenotazioni per gli ombrelloni per quest'estate è già a buon punto, c'è qualche stamento già anche come il nostro e siamo già a luglio-agosto tutto esaurito. Dobbiamo capire solamente come comportarsi per mantenere in sicurezza sia noi stessi, i nostri dipendenti, noi ne abbiamo 30, e i nostri clienti, e quindi aspettiamo di sapere qual è la distanza fra ombrellone e ombrellone. Flash mob di parrucchieri e estetiste stamani davanti alla prefettura di Pistoia per chiedere la riapertura delle attività. Una 30 di persone mantenendo la distanza di almeno 2 metri l'una dall'altra, indossando la mascherina, ha manifestato nel parcheggio antistante la sede della prefettura, mostrando uno striscione con la scritta «La bellezza è sicura, 11 maggio aperti». Ecco, c'è anche chi fra le attività economiche ancora chiuse non sta ad aspettare, ma si muove, crea progetti, fa vedere come potrebbe essere, per esempio, in Santo Spirito la piazza aperta ai ristoranti, alle attività di ristorazione a Firenze. Vediamo. Come si vede abbiamo tratteggiato in blu la parte nuova, la parte nera e la parte già esistente. Quindi alcuni locali quasi hanno triplicato, però ripeto, il numero delle persone distanziando i tavoli sarà pari a quello vecchio, anche se era più piccolo, prima mettevamo molto più gente. I ristoratori di Piazza Santo Spirito a Firenze, uniti per dare un nuovo volto alla piazza storica in Oltrarno, si studiano soluzioni per la riapertura delle attività in tempo di pandemia. I mesi sono passati e c'è ancora incertezza. Questo è uno dei progetti che verrà presentato al Comune, una planimetria su area pedonale. Il numero dei coperti in esterno non cambia, viene modificata solo la disposizione di tavoli e sedie in base al distanziamento previsto dalla legge. In un'area pedonale, quindi abbiamo cercato di fare una planimetria col geometra e stabilire i criteri importanti e i requisiti che possono, diciamo, far passare i mezzi di soccorso, eccetera, eccetera. Poi presentiamo tutto in comune, ho avuto un primo collegamento con l'assessore Gianassi, vediamo se può andare in porto dato che è un'area pedonale. Ogni locale rispetterà la distanza dai portoni e le vie di accesso e di uscita per i mezzi di soccorso. Per un ristoratore aver chiuso per tanto tempo vuol dire ripartire da sotto zero, praticamente vuol dire, come ho fatto io, togliersi le maniche e ripartire da sotto zero. Però la speranza c'è, aiutateci e noi faremo del nostro come abbiamo sempre fatto. E poi ci sono, come dire, situazioni tradizionali a Firenze, la buchetta del vino nel quartiere di Santa Croce. Vediamo come ha cambiato, diciamo, anche la buchetta del vino, come è cambiata al tempo del Covid-19. Siamo a Firenze, qui l'antico torna di moda. Nel quartiere di Santa Croce c'è una piccola finestrina chiamata Buchetta del Vino. Risale al 1500 e ad oggi è utilizzata da una storica gelateria per passare caffè o gelati artigianali a chi attraversa via dell'Isola delle Stinche. Buongiorno, io vorrei un macchiato. Uno, grazie. Questi anfratti si trovavano nei palazzi dei nobili, proprietari di terreni coltivati a vigneto. Attraverso la buchetta fornivano vino ai viandanti. Tuffandoci nel passato si comprende come già centinaia di anni fa si volesse evitare il contatto diretto con una clientela molto vasta. Una modalità di somministrazione che consente di non entrare in contatto diretto con il cliente, in linea con le misure imposte dal governo atte a evitare il contagio da Covid-19. Ora si adopera per passare il caffè sempre take away e da portare via, e qualsiasi cosa, anche i gelati si fanno contenitori di polistirolo da portare fuori, da portare a casa. Questo è ovviamente un dato storico, ma insomma oggi l'abbiamo reso contemporaneo, mi pare. È un
utile. Molto utile. Dà un senso anche di normalità. Le buchette però avevano anche un altro scopo, quello della beneficenza. Si usava infatti lasciare nel piccolo vano cibo o una brocca di vino per i più bisognosi. Il caffè è servito. Sì, assolutamente. Beh, sia la buchetta del vino che i ristoratori di Piazza Santo Spirito hanno dimostrato la vitalità, l'effervescenza di Firenze per trovare soluzioni che consentono in qualche modo di dare spinta alle attività economiche. Il grido di allarme del commercio rimane comunque assolutamente in piedi. Chiediamo di essere ascoltati, che tutta la categoria venga tutelata. Abbiamo bisogno di allungare la cassa integrazione e di fondi. Di soldi a fondo perduto, perché sicuramente l'unico modo è quello per poter continuare. Sì, o di aiuti o di lavorare. Va bene tutto, ma qualcosa bisogna fare. Avendo fatto incasso zero, diciamo, e 2 mesi anche più che siamo chiusi, diciamo forzatamente chiusi, e se non ci aiuta lo Stato e siamo in ginocchio. Finanziamenti a fondo perduto, azzeramento dei pagamenti posticipati, ma soprattutto una riapertura in tempi brevi e con regole certe. Sono queste le richieste dei commercianti verso il governo, che viene incolpato di essere sordo al grido di allarme lanciato dalla categoria. E proprio per far sentire la voce di chi è costretto a tenere ancora le serrande abbassate, Confcommercio Lucca ha guidato il flash mob che ha visto aderire anche le associazioni delle altre province toscane. 2 ore di aperture simboliche per ribadire la necessità di riprendere l'attività dopo quasi 2 mesi di chiusura forzata. Non ci sta ascoltando nessuno, quindi comunque abbiamo delle difficoltà anche in termini di costi, no? Quindi avremo bisogno sicuramente di liquidità. La liquidità non può essere solo un valore indebitamento, deve essere anche comunque a fondo perduto, perché comunque il fatturato che abbiamo perso non ce lo ridarà mai nessuno, ecco. Ma un altro grosso problema sollevato, oltre al quando, è il come si consentirà di ripartire con le attività. Per molti commercianti, infatti, le regole stabilite fino ad ora costringeranno molti negozi alla chiusura. Con tutte le limitazioni, se mi possono entrare 2 o 3 clienti al bar per volta, si capisce che non ce li si fa ugualmente andare avanti, quindi si può anche aprire più tardi, ma bisogna che sia aperti tutti in condizioni che uno può anche lavorare. Sanificazione dei capi e far entrare una persona alla volta in base alla metratura. Insomma, è vero che prima bisogna pensare alla salute, però se non ci aiutano tanti non riaprono. Numerosi gli esercizi commerciali che hanno aderito alla protesta, alzando le saracinesche o accendendo le luci delle vetrine, anche se anche in questa occasione in centro storico è mancata l'adesione delle grandi catene. E intanto la Prefettura di Firenze lancia un patto sociale tra operatori economici e proprietari immobiliari per condividere un percorso che porti alla rinegoziazione temporanea degli affitti commerciali, contro il rischio di speculazioni e di infiltrazioni della criminalità organizzata. È la proposta che è stata lanciata nel corso di un vertice che il prefetto di Firenze, Laura Lega, ha convocato oggi via web, a cui hanno partecipato istituzioni e associazioni di categoria. Sarà istituito un tavolo tecnico per individuare criteri e parametri per la rinegoziazione degli affitti commerciali. Veniamo a un altro tema difficile, soprattutto per le pattuglie che fermano le persone che sono in giro e che dicono vado da un congiunto. Beh, mica è facile accertare una situazione così. I modelli cambiano, gli imbarazzi aumentano, per le forze dell'ordine il controllo sulla visita al congiunto diventa davvero difficile. Nessuno fa dichiarazioni ufficiali, ma l'impressione, parlando con appartenenti alle forze dell'ordine, è che sotto questo profilo sia davvero difficile, nonché imbarazzante, stabilire se effettivamente il tizio va da Caio o viceversa. Si va sostanzialmente in fiducia e l'impressione è che i controlli sotto questo aspetto non saranno troppo stretti. Oltre ad un modello che cambia ogni 24 ore o giù di lì,
C'è poi l'aspetto legato all'esasperazione della gente. A carabinieri, polizia, agenti di polizia locale sono arrivate telefonate per riuscire a capire se poter andare a trovare i rispettivi fidanzati o i congiunti magari fuori provincia. Sono molte, dicevamo, le chiamate arrivate alle centrali e le risposte ovviamente sono precise ma un po' imbarazzate. Insomma, sui sentimenti non si scherza, autocertificazioni o no. E il timore di violare altre norme, quelle legate alla privacy, resta attivo per tutti, forze dell'ordine comprese. Ed è tutto per il nostro TG regionale, grazie a chi ci ha seguito e buona serata.